e che, visto il nostro telegiornale venerdì scorso, ha potuto notare una grande novità nel nostro notiziario, una rubrica dedicata alla salute curata in collaborazione con l'IRSA di Meldola. La sigla e poi vediamo qual è l'argomento di quest'oggi. Ovviamente sempre presente il professor Amadori. Un'attività fisica sana e regolare può dare un grande contributo nella prevenzione di tumori e di malattie, oltre a scongiurare il rischio di cedere all'obesità, uno dei problemi dei nostri tempi. Ce ne parla bene il professor Dino Amadori, il direttore scientifico di IRST. Oggi è il momento giusto per parlare proprio del ruolo molto importante che svolge l'esercizio fisico non solo nella prevenzione delle malattie cronico-degenerative, come le malattie cardiovascolari, per esempio, ma soprattutto nella prevenzione proprio dei tumori maligni. Bisogna dire in realtà che l'uomo primitivo era un grande camminatore. Si calcola che percorresse dai 30 ai 40 km al giorno per la sua attività venatoria, che era necessaria per procurarsi il cibo. L'uomo a quei tempi si nutriva soprattutto di carne. Oggi purtroppo si calcola che in Italia solo il 7% della popolazione riferisce di fare attività fisica almeno 5 volte alla settimana. Si tratta di popolazione naturalmente che non è addetta all'attività sportive. Cosa consegue a tutto ciò? Consegue la grande diffusione dell'obesità, sia negli adulti sia nei bambini. E se si tiene conto che è stato dimostrato chiaramente che alcune neoplasie maligne sono più frequenti nei soggetti sedentari e soprattutto nei soggetti obesi, deve essere rivalutato assolutamente il ruolo dell'esercizio fisico come elemento indispensabile nella tutela della salute e nella prevenzione oncologica. Quindi l'attività fisica, noi sappiamo che attraverso meccanismi chimici, biochimici, molecolari, che determina nel nostro organismo, esercita una funzione preventiva molto importante. Infatti, due fenomeni provoca l'attività fisica. Uno è la produzione da parte dell'organismo di sostanze antinfiammatorie, e sappiamo che l'infiammazione è uno dei principali fattori di rischio del cancro. E l'altro è un'attività di silenziamento o di risveglio dell'attività di geni che sono preposti al controllo della proliferazione cellulare e quindi allo sviluppo del cancro. Vedete quante cose importanti può fare l'attività fisica. Pertanto, per raggiungere una buona efficacia a livello preventivo, soprattutto per alcuni tumori come quelli del seno, endometrio, colon, una buona base di partenza è compiere attività fisica regolare di tipo moderato. Basterebbero circa 30 minuti di camminata veloce per non meno di 5 giorni alla settimana. Se poi a questa buona regola di comportamento fisico si riesce ad associare un'alimentazione adeguata, e di questo l'adeguata è l'alimentazione di tipo mediterraneo prevalentemente, l'effetto di prevenzione oncologica migliora, fino anche a raddoppiare. Rispettare e applicare con costanza queste regole è pertanto il messaggio che rappresenta il contenuto della nostra pillola della salute.